Ciao a tutti, buongiorno. Eccomi qua a parlare anche io degli ultimi casi, delle ultime vicende accadute su YouTube Italia. So che faccio una cosa sbagliata, nel senso che parlare di queste cose, fare pubblicità a certi personaggi, non fa altro che aumentare la curiosità nei loro confronti e fargli anche un favore in questo caso, nel senso che si favorisce comunque la visualizzazione dei loro video, si favorisce l'iscrizione ai loro canali e quindi magari ecco si fa più il loro favore che il loro vantaggio che la loro critica. Però non posso stare zitta, nel senso che devo dire anch'io la mia a proposito del caso di Chiara Facchetti e del suo piercing, della povera Nicole che sembra essere perseguita dal mondo intero, criticata da tutti, nonostante lei sia la fatina buona, e in generale voglio parlare di un atteggiamento che vedo nei confronti degli influencer, degli youtuber che tendono quasi a sentirsi onnipotenti, secondo me. Iniziamo da Chiara Facchetti, che è la cosa più succulenta che è successa questa settimana. Io ho visto il video incriminato e a me sinceramente la cosa che più ha sconcertato non è stato il piercing in sé che arriva alla fine del video, ma tutto quello che c'è prima, e cioè la leggerezza con cui affronta una cosa del genere dal punto di vista dell'igiene. A me questa cosa ha sconcertato. Sarà che io parlo perché sono un po' fissata a livello di igiene, però sono cose che proprio che mi saltano agli occhi. Lei inizia dicendo di avere preso questo attrezzetto che usa su Amazon, perché è vero che lo vendono anche su Wish a 1 euro, ma forse quello a 1 euro non è molto sicuro da un punto di vista dell'igiene, per cui meglio prenderlo su Amazon. Ora, a me viene da chiedermi, ma basta che una cosina è sigillata in un sacchettino per considerarla sterile? Non credo. Io penso che tutte le cose che usano i piercer, i tatuatori, le cose anche monouso, debbano avere non solo il sacchettino sigillato che le contiene, ma devono avere anche delle certificazioni, dei timbri che attestino che quei prodotti sono stati fatti in certe condizioni ambientali che ne garantiscono la sterilità, perché altrimenti qualunque cosa che è contenuta in un sacchettino allora è sterile, ma non è così. Presumo che certi prodotti debbano essere acquistati da certe aziende specializzate, non su Amazon, perché cioè non è che Amazon di per sé è garanzia di super qualità, perché sappiamo che su Amazon cioè si vende di tutto. Quindi già questo per me è sconcertante. Un'altra cosa sconcertante è che tocca questo sacchettino con le mani, e con le stesse mani tocca poi l'attrezzo senza usare quindi guanti, e quel sacchettino tu non sai cosa ha toccato, chi lo ha toccato, dove è stato. Cioè secondo me quel sacchettino che contiene il coso, la macchinetta, è super sporco. Quindi tu tocchi il sacchettino con le mani, tocchi anche poi l'attrezzo, ti fai il buco, ti tocchi il naso con le mani sporche, ti fai il buco, tocchi anche il piercing appena fatto, con le stesse mani sporche. Che la prima raccomandazione che ti dà il piercer quando ti fa un buco è non te lo toccare con le mani, cioè evita. Quindi ci sono tante cose proprio, per non contare il fatto che poi il tutto avviene nel suo salotto,
letto, ma comunque andrebbe bene qualunque altra parte della sua casa, che è infestata dai gatti. Quindi ci saranno peli di gatto ovunque. Quindi questo è allucinante. Il giorno dopo il video è scomparso perché il web è insorto. E ho visto il video di Mr. Flame a proposito e ve lo consiglio. E secondo me la cosa grave non è il fatto di aver fatto quel video, perché io sono la prima che fa cose distinto, senza pensarci troppo, quotidianamente, cioè nella vita di tutti i giorni, perché non riesco a pensare alle conseguenze di quello che faccio, e quindi magari lei fa lo stesso, anche se nel suo caso c'entra molto il ragionamento sui video da fare in fatto di guadagni, però lasciamo perdere. La cosa sconcertante è il suo atteggiamento dopo questo video. Lei praticamente ha postato una storia, quindi una cosa che è visibile solo per poche ore, poi ciao, e in cui spiega, sembra, ad una sua follower che non farà un video a proposito, perché non vuole annoiare chi la segue con queste polemiche assurde, perché ci sta marciando un po' troppa gente, tra cui anche io, su questa storia, e quindi lascerà accadere e farà finta di nulla. Secondo me, i motivi per cui Nicole non farà un video a proposito sono due. Il primo è quello che emerge anche dal video di Mr. Flame, e cioè che lei qualche anno fa, parlando dei suoi piercing, aveva detto esattamente tutto l'opposto di quello che fa nel video incriminato, e cioè che sapeva perfettamente che le macchinette per fare i buchi alle orecchie, ma in qualunque altra parte del corpo, sono illegali perché non sono igieniche, e lei da poco poi era stata pure a fare dei buchi alle orecchie dicendo appunto che gliele avevano fatte con la pistola. E ok, e più che altro poi dice anche che lei ha sì piercing nelle orecchie, in altre parti del corpo, quindi tipo microdermal, ma non se ne sarebbe mai fatta piercing sulla faccia, troppo vistosi, troppo, insomma, perché non le piacevano. Quindi non può fare un video in cui giustifica quello che ha fatto, proprio perché sarebbe incoerente. Ma soprattutto il secondo motivo per cui non potrà mai fare un video a proposito è quello che secondo me le preme di più, e cioè il fatto che all'inizio del video incriminato lei dice di stare per fare appunto il piercing al naso con quella macchinetta perché glielo hanno chiesto, pare, una valanga di follower. Quindi fare un video in cui afferma, riconosce di avere fatto una cosa stupida, significa dare degli stupidi ai propri follower, cosa che non può permettersi di fare perché i follower piccoli, giovani, sono la maggior parte che la seguono e che gli fanno fare visualizzazioni e quindi soldi, quindi non potrebbe mai farlo e per questo lascia fare. Ma questo atteggiamento non fa altro che confermare la sua malafede, e cioè il fatto di sapere perfettamente di avere fatto una cavolata. Però purtroppo questo atteggiamento, secondo me, agli occhi dei giovani appare come l'atteggiamento giusto, che dimostra che di fatto si può fare tutto quello che si vuole anche con leggerezza, quindi senza tener conto di conseguenze di qualunque cosa, e che tutto andrà bene. Questo è il messaggio che passa. Se invece la nostra cara Chiara tenesse veramente ai propri follower, farebbe un video in cui si scusa con loro di aver trasmesso appunto un messaggio sbagliato. Questo dimostrerebbe veramente che tiene a loro. Non dire
che non farà un video a proposito perché tiene a loro e non vuole annoiarli con dei discorsi inutili. Quindi questo è il mio pensiero su Nicole, su Chiara. Secondo me, andando a guardare appunto il suo canale, il canale di Chiara Facchetti si è evoluto, anzi si è involuto, rispetto a un classico canale YouTube. Nel senso che di solito appunto i canali YouTube nascono con certi contenuti. Poi lo YouTuber cresce, perché passano gli anni, cresce, e anche i contenuti dei suoi video crescono di conseguenza. E in teoria, crescendo, uno dovrebbe maturare. E quindi dovrebbe magari portare contenuti un pochino più maturi. Anche le cavolate, perché ogni tanto le cavolate ci stanno, le faccio anche io, però ogni tanto anche qualche contenuto un pochino più maturo. Il suo invece è stato un canale che si è involuto, perché è partita facendo dei classici video di make-up, di beauty, classici video, per poi degenerare verso video sempre più veramente da bimbi minchia. Scusatemi il termine, ma è così, e veramente sta passando per una tipa che non ha cervello. Infatti sotto al video di Mr. Flame c'era un commento che diceva sul web gira una specie di meme, non lo so, che dice: quanto sei stupido da zero a Chiara Facchetti. Ecco, quindi fare soldi in questo modo, rimettendoci comunque la propria reputazione, facendosi comunque prendere un po' in giro così tanto dagli utenti di YouTube, non so quanto possa essere stimolante o comunque remunerativo anche da un punto di vista emotivo. E comunque lei fa i suoi video e ben per lei. Poi passiamo a fare due parole su Nicole, perché veramente anche lei sta toccando un po' il fondo, secondo me, con i suoi video polemici, in cui passa sempre per la vittima, perché lei è brava, è buona, fa sempre cose con buona volontà, non vede mai il cattivo in quello che fa, è la fatina buona. In realtà non è così, perché anche l'ultima mossa che ha fatto nel postare foto con indizi sul suo nuovo compagno è stata una mossa studiata, ovviamente, per creare un polverone, per far parlare di sé, perché diciamocelo, ultimamente anche i suoi contenuti iniziano a scarseggiare, scarseggiano le idee. Quindi meglio creare un bel polverone per riattivare un po' la curiosità sul personaggio, sul suo canale e trovare nuovi iscritti. È la stessa cosa che sta facendo Chiara. Chiara non ha più praticamente idee proprie da portare sul canale, perché i contenuti che porta non sono assolutamente suoi personali, ma sono sempre video copiati anche nelle anteprime da altri youtuber, soprattutto americani. Fateci caso, ogni volta che posta un video, sotto c'è nella descrizione anche l'omonimo video in inglese, e se lo andate a cercare su YouTube vedrete altre 1000 youtuber che l'hanno fatto quel video prima di lei, quindi lei non fa altro che copiarli. Non riesce quindi a portare contenuti propri. Lo stesso sta facendo secondo me Nicole. È molto più facile appunto creare questo polverone e poi fare un video in cui si passa per vittima, perché comunque fare le vittime, fare quella buona che ha tutto il mondo contro, ti fa sembrare comunque simpatica, crea comunque empatia e crea quindi curiosità. Tutto qui. Quindi queste atteggiamenti, sinceramente, anche a me sembrano veramente dei mezzucci che comunque nel lungo periodo non possono portare a grandi risultati. E poi in generale voglio parlare di questo atteggiamento che vedo su Instagram soprattutto, ma in generale comunque sui social,
di reverenza nei confronti degli influencer e che vengono appunto considerati troppo esperti in tutto. Io vedo molto spesso, sotto magari alle foto di un influencer che posta la pubblicità magari di un prodotto sul quale riceve soldi, che ti posso dire un tè, uno shaker, delle pastiglie, delle pillole miracolose, creme, cremine, cose varie. Gente che gli chiede consigli, cioè anche di salute, in merito, che ne so, all'alimentazione, alla nutrizione, che gli chiede consigli, magari dice: ho questo problema, posso prendere questo prodotto, posso mangiare questa cosa che sta pubblicizzando lo youtuber o l'influencer, e ovviamente la risposta è certo che puoi prenderlo, certo che puoi metterti quella crema anche se hai un problema di pelle. Perché? Perché un tè in più venduto, una crema in più venduta, un prodotto in più venduto sono soldi che arrivano all'influencer, che non è un chimico, non è un medico, non è uno scienziato che può sapere se esattamente appunto se le sostanze contenute in quel prodotto possono effettivamente andare bene per quella patologia. Non lo sa, non fa altro che ripetere a pappagallo quello che l'azienda gli ha detto di dire, e cioè certo che puoi prendere questo prodotto perché contiene questo, questo, questo. Oppure certo che ti puoi mettere questa crema, è bio, contiene questo, contiene quest'altro, ti farà senz'altro bene. E c'è appunto questa riverenza nei confronti degli youtuber e degli influencer, che vengono veramente scambiati per professionisti in ogni ambito, ma non lo sono. Quindi io direi di staccare ogni tanto da questi social, di non stare sempre a guardare in modo ossessivo il cellulare, di dedicarsi magari un po' di più alla propria salute se si hanno dei problemi, rivolgendosi ad un esperto. Se si vuole fare un tatuaggio o un piercing, rivolgersi a chi lo sa fare e ok, si paga magari 40 euro per farsi un buco all'orecchio, per farsi un piercing o anche di più per farsi, che ne so, un microderma. Però poi per ogni problema potete comunque rivolgervi allo specialista, sapete a chi rivolgervi. E io volevo fare un commento a proposito sotto al video di Chiara Facchetti, ma purtroppo non ho avuto tempo perché il video è stato rimosso. Ah, tra l'altro, Chiara ha detto di averlo messo lei privato il video, ma non si sa se sia vero o se sia stato invece rimosso da YouTube per le troppe segnalazioni. Questo non lo sapremo mai. Volevo lasciare un commento sotto a quel video scrivendo: ok, allora il prossimo video sarà: compro una macchinetta e l'inchiostro e mi faccio il tatuaggio. Hashtag asterisco pericolosissimo. Perché secondo me il prossimo passo che potrà compiere Chiara, se glielo chiedono in massa i loro fan, i suoi fan adoranti, così come appunto gli chiedono in massa i cuoricini, sarà appunto quello di farsi un tatuaggio da sola. Potrebbe essere questa la prossima cavolata da fare. E quindi niente, insomma, stacchiamo dai social, dedichiamoci a noi stessi, pensiamo con la nostra testa e non guardiamo troppo quello che fanno gli altri. E quindi niente, questo è il mio pensiero sul mondo di YouTube degli ultimi tempi. E ditemi insomma se anche voi siete d'accordo. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, di cliccare sotto perché sotto trovate i link per tutti i miei social, soprattutto Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!